Borgo Storico di Montecelio, dove alle 21, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, saranno in concerto gli Zero Assoluto, il duo romano composto da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci. Ti faccio tanti, tanti cari auguri, se non vengo capirai, e se la scelta è questa, è giusta lo sei solo tu. Come vi siete conosciuti e quando avete deciso di formare il vostro gruppo, gli Zero Assoluto? Era tantissimo tempo fa, a scuola, ci siamo trovati a appassionati di musica entrambi e abbiamo voluto provare, un po' per noi, un po' per questo fuoco che stava crescendo, e poi a un certo punto è aumentato, si è portato in giro e ancora più oltrato. Perché Zero Assoluto? Ma un giorno stavamo su una spiaggia non è vero, non c'è alcun, non me lo, cioè, mi ricordo perfettamente, non abbiamo tirato fuori il nome Zero Assoluto, ma non c'è un significato così intrinseco e profondo, che c'è tutto, c'è illuminato, ci piaceva, suonava bene, poi abbiamo tenuto. Da adolescenti, diciamo, quando avete iniziato a cantare, a suonare, quali erano le vostre band preferite? O magari quelle che vi siete ispirati di più? Ma ispirati? Non lo so. Noi eravamo fissati con il rap, quindi li ascoltavamo dai Public Enemy, sì, tutti i nomi probabilmente sconosciuti. Per noi invece rimangono dei miti, dei tempi, e poi negli anni questo rap si è lasciato influenzare dalla musica suonata, e abbiamo creato un'alchimia strana tra la giusticità del rap. Siete già al lavoro per il prossimo disco? Abbiamo lavorato 2 anni per questo nuovo disco che uscirà, insomma, tra poco è rimasto, insomma, abbiamo finito, consegnato, e ora stiamo decidendo il periodo di uscita. Bel lavoro, siamo contenti. Cosa c'è al centro della vostra vita in questo momento? Guarda, questo disco che abbiamo quasi, cioè in realtà è finito, stiamo adesso perfezionando nella parte quella più creativa, che se c'è qualcosa lo mettiamo, se no va bene già così. Questo è il fulcro di ogni nostra giornata. Sei d'accordo? Non ho assolutamente sentito quello che ha detto, però sì. Grazie, allora vi do un in bocca al lupo per questa sera.